Alle 18, come da DPCM, i commercianti abbasseranno le serrande e verranno qui in piazza Plebiscito a manifestare. Lo vedete, ora la piazza è vuota, ma Napoli qui manifesterà per il quarto giorno consecutivo. E il dispositivo di polizia, guardate, è particolarmente forte. Ci sono decine di camionette, ci sono tutte le forze dell'ordine. Perché? Perché la paura che si ripeta quello che è successo venerdì notte, quando ci sono stati scontri e c'è stata altissima tensione, poi si è manifestato il giorno dopo e dove gli scontri si sono ripetuti, e ancora al Vomero ieri i commercianti, là però è stata una manifestazione tranquilla. È una cosa importante perché verrà annunciato che scenderà in piazza ad ascoltare i commercianti dei bar, dei ristoranti, delle palestre, anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris con alcuni esponenti, alcuni membri della giunta. Voglio ascoltare le istanze di queste persone, c'è grande attenzione davvero per quello che hanno da dire tutti i commercianti. Noi abbiamo sentito il prefetto di Napoli poco fa, Marco Valentini, lo ascoltiamo insieme e poi voi la linea. La possibilità di strumentalizzare le manifestazioni pubbliche è una cosa particolarmente preoccupante. È una cosa particolarmente preoccupante perché va a toccare un tasso di stanchezza delle persone, di sensibilità e, per quanto riguarda Napoli, di un tessuto economico e produttivo fragile. E dunque occorre stare molto attenti perché ovviamente questo messaggio fuorviante, questa manipolazione delle organizzazioni criminali che hanno tutto l'interesse a mantenere alti i livelli del loro business possa, diciamo, appunto, non essere capito da qualcuno che ne può essere strumentalizzato. E secondo lei ci sono i presupposti? Avete visto delle spie per cui il disagio sociale a Napoli potrebbe incendiarsi? Che il disagio sociale a Napoli sia un fattore da monitorare attentamente, questo lo sappiamo da tempo e lo sappiamo soprattutto nella fase di questa epidemia, anche del lockdown, che ha messo a dura prova tutta una serie di lavori precari che nella città di Napoli sono, come dire, pane quotidiano per migliaia di persone che si sono trovate a passare da un reddito minimo a un reddito zero in quella fase. Dunque per risolvere questo problema non è semplice perché in quest'area sociale non arrivano nemmeno gli aiuti dello Stato, in quanto non sono posizioni lavorative riconosciute.